Bentornati nel mondo delle pubblicità di dubbio gusto. Fantastico. Andiamo, almeno fingi un po' di entusiasmo. Perché dovrei? Per promuovere il suo format fallimentare. Oggi facessimo le pubblicità. Sì, oggi vi mostrerò uno spot, ma per capire qual è il problema è necessaria una piccola premessa. Oh, ci risiamo. Davvero, sarò breve. Allora, cosa significa Johnson in inglese? Shampoo. Oddio, vi prego, datemi qualche risposta intelligente. Che io sappia, è un cognome molto diffuso e basta. Corretto, ma in slang significa anche qualcos'altro. Cocaina. No, è uno dei tanti, tantissimi nomi per indicare pene. Intende sofferenze? No, proprio pene, sai, quello che hanno i maschietti. Sta scherzando? Assolutamente no. Esistono un botto di nomi per indicare la stessa cosa. Ad esempio, Peter, Willy, Captain Standish, Abram. Me sembrano. Turtleg, Manhood, Pecker, Mini-Me. Ok, ma quanti? Snake, Worm, Long John Silver, Bird, Winner. Bueno, intendito. Stiamo per guardare uno spot sul pene? Stiamo per guardare uno spot anni 80 della Johnson Boating, azienda produttrice di barche. Credo di essermi perso un passaggio. Allora, hai presente adesso cosa vuol dire Johnson in slang, giusto? Guarda tu stesso. Got your sunrise, you caught a prize, you're making your Johnson. Aspetta, che cosa ne sei sunrise? Sunrise, alba. Allora, in sostanza dice, hai avuto la tua alba, hai vinto un premio. Tu, il tuo compare e il tuo Johnson. Dai, intende la barca. Aspetta, andiamo avanti. Party nights, summer whites, you, your friends and your Johnson. Che lagna. Qui dice, feste notturne, estati bianche, tu, i tuoi amici e il tuo Johnson. Credo che il doppio senso non sia voluto, è lei a vederci. Quello che ci hanno visto in molti, sì, ma lo spot continua. Rooster tails, water trails, you, your kids and your Johnson. Aspetta, code di gallo? Saressero buonerrime da mangiare. Per favore, le rooster tails sono delle esche artificiali. Ecco, quelle non le mangeresti. O le scie d'acqua che lasciano le imbarcazioni a motore mentre si muovono. Qui dice, rooster tails, scie d'acqua, tu, i tuoi figli e il tuo Johnson. Non faccia il buffone, le pare si parli di pedofilia incestuosa. Oh, l'hai detto tu, non io. Saturday nights, distant lights, you, your girl and your Johnson. Sabati sera, luci lontane, tu, la tua ragazza e il tuo Johnson. Rimango dell'opinione sia lei il malpensante. Andiamo, qui il doppio senso è stravoluto. You and your Johnson, a way of life for over 50 years. E si conclude con... tu e il tuo Johnson, uno stile di vita da oltre 50 anni. Aspetta, chi sono messo il Johnson? Sì, buonanotte. Dico la verità, sono in dubbio, non so quanto l'ambiguità sia voluta. Non diciamo sciocchezze, si tratta di un normalissimo spot sulle barche. Sarà? O forse qualcosa di più malizioso? Che perdita di tempo. Nessuno te l'ha chiesto, al contrario chiedo a voi di scrivere nei commenti cosa ne pensate di... ma il Johnson sarebbe il guanino! Il guanino? Ecco un nuovo nome per definire. Pene. Sì, era proprio necessario. Beh, alla prossima! Per tutti i crimini! Mi si è ristretto il guanino!